Se i migliori si comportano in tal modo, o figlio di Prita, gli altri faranno lo stesso e mi seguiranno per questa via. Ma allora, da che cosa è spinto l'uomo a fare il male? Qual è la forza che lo costringe, o Bhagavant? Sono la cupidigia, la collera, nate dalla qualità passionale. La conoscenza è costantemente velata da questo nemico eterno, il fuoco insaziabile del desiderio. Devi distruggere questo maligno, o figlio di Kunti, che impedisce di raggiungere la scienza e la saggezza. Krishna introduce qui il concetto del sacrificio interiorizzato, del sacrificio conoscenza, ed egli parla delle confusioni che anche i saggi fanno quando tentano di distinguere l'agire dal non agire. Ma vi è modo di superare le coppie dei contrari, e l'uomo che vi si accinge è esente da egoismo. È il fuoco della conoscenza che riduce in cenere tutti gli atti, che purifica totalmente. Arjuna, però, non capisce ancora il senso profondo delle parole del suo cocchiere. O Krishna, tu glorifichi la rinuncia alle azioni e nello stesso tempo la disciplina dell'azione. Dimmi, quale dei due è il partito migliore? Dimmelo con chiarezza. La rinunzia e la disciplina dell'azione procurano entrambe il bene supremo, ma tra le due la disciplina dell'azione è più importante della rinunzia agli atti. Colui che depone le proprie azioni nel Brahman e abbandona ogni attaccamento, quando agisce non è toccato dal male più di quanto non lo sia la foglia di loto dall'acqua. Respingendo ogni contatto esterno, fissando la propria energia visiva tra le due sopracciglia, rendendo uguali le inspirazioni e le espirazioni, padrone delle proprie facoltà sensibili e di quelle mentali e intellettuali, il saggio è distaccato dal desiderio e il suo fine ultimo diventa la liberazione. Krishna rende note ad Arjuna le regole dello yoga che prescrivono il raccoglimento e il non attaccamento. Lo yoga non è per chi mangia troppo, né per chi non mangia affatto, non per chi dorme troppo, né per chi rimane sempre sveglio. La regola è di trovare il giusto equilibrio fra i pasti, i riposi e gli sforzi dell'azione, in perfetto distacco, sia dal caldo che dal freddo, dal piacere e dal dolore, e perfino dall'onore e dal disonore. E quando si è ottenuto tale vantaggio, non si desidera null'altro. Fissati in questa condizione, nessun dolore ti scuoterà, anche se grave. Non capisco come questo yoga dell'equanimità possa stabilirsi in modo durevole, o Krishna. Perché la mente è incostante, ostinata, tormentata, è come il vento, e sembra impossibile da soggiogare. Hai ragione, o guerriero dalle grandi braccia. La mente è un organo difficile da dominare. Essa è fluttuante, ma la si padroneggia solo mediante la pratica assidua dello yoga e l'esercizio del distacco. Ma qual è il destino di colui che, pur avendo la fede, è incapace di questa tensione ascetica? Non andrà ramingo, incerto, smarrito sul cammino della ricerca del Brahman? Ho questo dubbio, Krishna. Aspetta a te reciderlo completamente. Nessun altro oltre a te è in grado di farlo. Né in questo, né nell'altro mondo, un uomo simile andrà perduto, o Arjuna. Perché non c'è nessuno che, mio caro, abbia commesso buone o cattive azioni e incorre in un cattivo destino. Colui che ha fallito nello yoga rinasce presso il focolare di gente pura e di qui riprenderà con maggior vigore la disciplina dello yoga. Anche se non lo vuole,
egli è trascinato in avanti. Krishna va oltre nell'insegnamento della disciplina contemplativa. Utilizza il concetto di conoscenza intuitiva dell'assoluto, e quest'assoluto è Krishna stesso, presente in tutte le cose del mondo, anche nelle divinità demoniache chiamate Asura. Invita Arjuna a conoscerlo come l'imperituro, ma soprattutto come guru, maestro. Negli ambienti devozionali induisti, questo insegnamento sta alla base di tutti i culti dei guru, normalmente assimilati a divinità incarnate. Gli uomini smarriti mi disconoscono perché ho scelto un corpo umano. Essi non riconoscono la mia essenza suprema, né vedono in me il sovrano Signore degli esseri. Io sono il padre di questo mondo dei viventi. Sua madre, il suo fondatore e il suo avo, il purificatore, la sillaba Om, la stanza, la melodia e la formula sacra. Io sono il fine, il sostegno, il testimone, la dimora, il rifugio, l'amico, l'origine, il dissolvimento, la permanenza, il germe, l'immutabile. Sono l'essere e il non essere. I devoti di altre divinità, che con grande fede onorano con sacrifici, in realtà onorano me, il sovrano Signore. Colui che m'offre con devozione anche una sola foglia, un fiore o dell'acqua, con cuore puro, io l'accetto, o guerriero dalle grandi braccia. L'affermazione di Krishna è la base devozionale di tutti i culti hindu, dall'India a Bali, dove le civiltà sono cresciute con le offerte votive di fiori, frutta, incenso e acqua benedetta, e una grande tradizione di tolleranza verso altri culti e altre religioni. A questo punto, Arjuna desidera dissolvere i suoi dubbi e le sue esitazioni e chiede a Krishna di descrivergli tutte le sue forme divine. Ti esporrò le mie divine manifestazioni, limitandomi solo ad alcune, perché la mia espansione è illimitata. Io sono fra gli astri il sole e fra i corpi celesti la luna, fra le cime il monte Meru, fra le acque l'oceano, fra le parole la sillaba unica, fra i sacrifici io sono le parole mormorate, fra gli esseri immobili l'Himalaya, fra le armi io sono il fulmine, il leone fra gli animali selvatici. Delle creature io sono l'inizio, la fine e il mezzo, la scienza del sé fra le scienze. Io sono la morte che tutto porta via. Fra gli esseri femminili, io sono la fama, la fortuna, la parola, la memoria, l'intelligenza, la fermezza, la pazienza. Fra gli ingannatori, io sono il gioco dei dadi. Io sono la vittoria, la decisione, la virtù dei virtuosi. E quale che sia la forma di qualunque essere, io sono. Non vi è essere, mobile o immobile, non vi sono limiti alle mie divine manifestazioni, o tormento dei nemici. Ma io ti ho fatto questa lunga esposizione come un esempio. Ogni essere che abbia una manifestazione di virtù, di prosperità o di forza, riconoscilo come scaturito da una particella del mio splendore. O piuttosto, che bisogno c'è di una tale abbondanza di sapere, Arjuna? Immutabile, io sono presente a questo intero universo. Ti ringrazio per questo segreto discorso. Per opera di esso, lo smarrimento da cui ero preso sta per svanire. Signore Supremo, Spirito Supremo, le cose stanno proprio come hai detto. Io però desidero vedere la tua forma. Se pensi che sia possibile che io la veda, allora mostrami il tuo essere inalterabile. Arjuna si è posto nella massima condizione contemplativa e da questo luogo inimmaginabile può vedere tutto ciò che Krishna è e non è. Krishna
offre al Pandava la visione sintetica di tutte le forme elencate in precedenza e numerose altre, divine e terrene.